Torniamo a parlare di grandi e piccini, non nel senso che parliamo di persone grandi e persone piccole, no, attenzione, perché questo grandi e piccini è una società di servizi per tutti. Cosa vuol dire? Vuol dire che vi offrono una mano per tantissime, tantissime cose. Abbiamo già parlato, per esempio, di golf, di babysitter, di tante cose. Oggi parleremo di tutto fare. Lo facciamo con uno dei titolari, ovviamente, di questa agenzia, che è Enzo, che salutiamo. Enzo, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, grandi e piccini propone, tra le tante cose, quello che abbiamo chiamato di tutto fare. Ma che vuoi? Poi simpaticamente nel sito vedo che avete chiamato marito in affitto. Bella anche questa idea di chiamarlo in questo modo, attira anche di più se vogliamo. Beh sì, è stato preso come idea dall'Inghilterra, che in Inghilterra appunto lo chiamano marito in affitto. Chi è il marito in affitto? Una persona che aiuta la donna da sola o anche la donna col marito pigro a fare piccoli lavori di casa, dal sistemare una mensola, riparare un rubinetto che perde, dall'imbiancare, insomma tutte piccole sistemazioni che possono essere utili all'interno di una casa. Come funziona? Innanzitutto c'è da dire che se gli attrezzi voi non ce l'avete, non è un problema, se li porta il tutto fare. Il tutto fare può essere o una persona che sappia mettere mano in tutti i lavoretti di casa per passione, oppure può essere anche una persona specializzata. No? Come funziona il servizio? Il servizio basta una chiamata a Grandi Piccini. Grandi Piccini vi invierà nel giro di pochi giorni un preventivo del lavoro che ci sono da fare. Se il preventivo viene accettato, si prende l'appuntamento con tutto fare e tutto fare viene a casa vostra e il marito in affitto farà tutto quello che non fa il vostro marito, nel senso, non pensate male, sì. Nel senso dei piccoli lavori di casa. Esatto, esatto. Venite certo. Seguiti dall'inizio alla fine, senza problemi, qualsiasi cosa ci sia, Enzo e tutti i suoi collaboratori sono lì a vostra disposizione. Intanto vi ricordo il sito, che è www.grandiepiccini-services.it. Services, per chi non sapesse in inglese, è scritto proprio services, ok? Grandi e piccini services.it. Andate sul sito e ritrovate tutte le informazioni del caso e come contattare Enzo e il suo staff. Enzo, ti ringrazio tantissimo anche questa volta e ci sentiamo alla prossima. Alla prossima, grazie a te, ciao.